the sun sets, the darkness brings you fear. I'll scare the shadows and make them disappear. Vision Cup 2015. Anche i giocatori non vedenti hanno la loro personalissima Ryder Cup. Prima edizione disputata negli Stati Uniti, vinta dal resto del mondo, ora è il turno di ospitarla in Italia. Grazie al lavoro di Andrea Calcaterra e Chiara Giacosa, siamo al Circolo Golf Villa d'Este. Tutti i giocatori in campo, tempo splendido, giornata magnifica. Ma com'è nata la Vision Cup? Ce lo facciamo spiegare da Andrea Calcaterra, Vice Chairman of International Blind Golf Association. La Vision Cup è stata costruita e ideata sulla falsariga della più famosa Ryder Cup. L'organizzazione di questo torneo ha avuto un periodo di incubazione piuttosto lungo, dove ha visto diversi interlocutori scambiarsi le idee più svariate per cercare di arrivare a comporre un qualche cosa di semplice ma allo stesso tempo di accattivante. Dodici giocatori per la squadra del Nord America, 12 giocatori per il resto del mondo. Gara che si disputa sulle tre giornate. I primi due giri sono dei doppi, quindi scontro diretto, un punto per ogni match vinto, mezzo punto in caso di match pareggiato. La formula Pinhurst è una greensome modificata, quindi i giocatori della stessa squadra giocano i primi due colpi alternandosi, si sceglie la palla migliore e si porta avanti solo quella, chiaramente match play, quindi buca per buca. La terza giornata è quella che decide tutto quanto solitamente, perché 12 singolari, un giocatore contro un altro, un punto alla squadra vincente. E così per arrivare ai 12,5 punti che servono per la vittoria della Coppa. I non vedenti si dividono in tre tipologie che vengono classificati in B1, B2 e B3. Si va dai giocatori totalmente non vedenti fino agli ipovedenti. Vengono accompagnati ovviamente da un caddy che li aiuta e li agevola nello svolgimento del gioco. E cosa succede? Nei match doppi queste categorie vengono matchate, quindi il B1 viene messo in coppia con un B2 e può incontrare magari un B2 con un B3. Mentre invece nei 12 singolari della domenica le categorie vengono contrapposte, quindi abbiamo il B1 contro il B1, il B2 contro il B2 e il B3 contro il B3 per non dare dei vantaggi all'una o all'altra categoria. I'm here with John White, ISPS Honda representative. John, why did you decide to sponsor this event for blind golfers? This is an opportunity to help promote the game. Questa è una grande opportunità di promuovere il gioco e dare un riconoscimento pubblico nella speranza di riuscire a coinvolgere sempre un maggior numero di persone non vedenti. Abbiamo la possibilità di frequentare splendidi campi, non è facile organizzare eventi di questo tipo, ma constatare il coinvolgimento dei giocatori non vedenti dà un'enorme soddisfazione. They've reported that they really enjoy playing on the course. La Vision Cup presenta un aspetto che la differenzia totalmente dalla Ryder Cup ed è la presenza del gentil sesso. Infatti ogni team ha una donna in campo, per il Nord America e Linda Port, per il resto del mondo la nostra Chiara Pozzi Giacosa. Chiara è stata campionessa del mondo ladies nel 2010-2012, ma ha anche dato il punto della vittoria al resto del mondo nell'edizione della Vision Cup 2013. Sono molto contenta di partecipare a questa gara. Diversamente da tutte le altre, non è una gara medal, è una gara match play, cioè uno contro l'altro. E questo è molto diverso ed è una gara che i professionisti fanno sovente, molto bella da seguire. I'm confused, but I know I need it. Il Circolo Golf Villa d'Este si è confermato all'altezza della situazione per un evento così importante. La Vision Cup è stata dall'altissimo tasso agonistico.
Cosa ha significato accogliere la Vision Cup per il Circolo Villa d'Este? Ce lo facciamo raccontare dal direttore del circolo, Andrea Contigiani. Abbiamo accolto la richiesta dell'Associazione Blind, capitanata dal nostro socio onorario, Andrea Calcaterra, con molto entusiasmo. Loro sono già ben organizzati, noi abbiamo dovuto semplicemente mettere a disposizione la nostra struttura, la nostra organizzazione, che spero che sarà apprezzata. I'm here with Derek Sheridan, the International Blind Golfers Association chairman. And Derek, what do you think about the tournament so far? I think it's gone very well. Penso sia andato tutto magnificamente. L'organizzazione è stata perfetta. L'accoglienza in Italia, e in particolare a Villa d'Este, è stata di prima classe. L'ospitalità ricevuta è stata magnifica e abbiamo giocato su un campo davvero stupendo. L'edizione 2015 della Vision Cup è terminata e per la seconda volta consecutiva ha vinto la formazione del Rest of the World capitanata da Andrea Calcaterra. Il punteggio sulla formazione nordamericana è di 14,5 a 9,5 e questa volta la Coppa rimarrà in Italia. Appuntamento tra due anni negli States.